tempo adesso è bellissimo, è pazzesco per oggi, un bel soletto, caldino, quindi ottimo per andare in montagna, come dicevamo ieri. Adesso vado a farmi colazione, una bella colazione. Che giornata da fuoco, che giornata. Adesso andiamo a fare colazione in un barettino. Colazione cappuccino, nulla di più, nulla di meno. Alla fine il yogurtino di prima mi ha un pochino placato gli animi. Adesso c'è il sole, tra un po' si va a pranzo e poi questo pomeriggio dopo pranzo si parte per la montagna. Comunque ragazzi, adesso ho notato che la maggior parte delle persone guardano i video tipo tra le 18 e le 19, quindi io non sposterò l'orario. Io sposterò l'orario dalle 11 della mattina alle 18-19 e voglio vedere, fare questi test magari un paio di settimane e vedere se la situazione cambia in termini di views. Lori, devi basarti su Lori per scegliere l'orario. Devo chiedere a Lori. Devi chiedere a Lori. La fanbase che... qua, come vedete, è sempre florea. E niente ragazzi, vediamo se questa cosa funziona e ci teniamo aggiornati. Il cappuccino era buono, nel senso, tranquillo, cappuccino, nulla di che. Come nulla di che? No, è buono, è Spano, buono. Fai ricorso. Esatto, dov'è Spano? Questo è venuto per Spano, e Spano non c'è. Comunque, io mi aspettavo dalle colazioni, tipo una brioche, qualcosa. Potevi prenderla? Invece... lo so, però, cioè, tu non hai detto, io sono un cappuccino, quindi ho detto, va bene, devo ma io di solito non mangio colazione, cioè mangio poco, tipo due fette integrali. Quindi vorresti iniziare anche te la vita da vlogger? Sì. Un pochino? Sì, sì, sì. Però tu, cioè, sei più giovane, quindi un account TikTok, immagino, YouTube. Sì, sì, è palese. Praticale. No, sì, non facciamo parti da boomer, niente. Mi dispiace, sul mio canale no, però continuate a seguire Lorenzo, che Lorenzo è molto carico per i contenuti da boomer. Bene ragazzi, adesso stiamo andando al nostro supermercato preferito, Aldibus. Io attraverso sulle strisce, che se mi tirano sotto gli faccio causa. Esatto. Allora adesso mi sa che devo prima uscire io con la macchina, perché a vederla adesso la vedi come l'ho parcheggiata. Secondo me passi, ce la fai? Prima dicevamo che da Aldi a volte si trova di tutto e di più. Cos'è sta roba? Mamma mia, quelle robe da bambini. Da bambini. Le rotelline di prosciutto, formaggio, i crostini. Niente, io non le prendo quelle robe. Hai mai assaggiato l'affettato vegetale? Potresti fare un video qui. L'affettato oggi mangio solo vegetale. Volevo provare tipo quelle ricette strane. Io avrei voglia più di cotto, di la verità. Questo è proprio brutto. Cioè non ci ha per niente creduto. Un po' sì. No, dai, no. Cioè, se prendi il cotto, prendi il buono. Sai che poi comunque... Ma l'affettatrice, non posso prendermi tipo... Sì, ho l'affettatrice. Cosa allora? Non c'è un... Cazzo, buono così, lo specchino, te lo fai... Tò. Sì, sarà dall'Indonesia, ma ci sta. Cioè, guardate qua, ragazzi, il vassoio di Ardesia. Cerchi questo per comunque fare una cena, però ti servono anche... Ciuppa. Cioè qua in mezzo, oh, l'alzata per torte, a te serve un'alzata per torte? Sì, però mi serve anche ad esempio, cioè no, questa in realtà no, però... Guarda qua, oh, la pietra per la pizza, cazzo, solo 9 euro, è regalata? Sì, ma di solito costano 40, Sì, effettivamente, già aperto così. Oh, il microonde per il tuo amico è qua. Oh, le... Dai, no, noi siamo sani invece, abbiamo già finito. E si torna a casa, abbiamo finito, no? Non so cosa devi prendere. Guardiamo un attimo i surgelati. Andiamo a vedere i surgelati, dei gelatini qui magari. Qui ti serve l'additivo igienizzante, ma anche la bevanda di soia. Cioè, vedi? Vedi? Ma perché tu non sei una visionaria, in verità loro sanno che bisogna posizionare le robe dove conviene. Sì, hanno fatto un'analisi di mercato per la quale vedono che chi compra detersivo compra anche il latte di soia. Però sanno che c'è solo una persona che lo fa e quindi mettono solo un latte. Allora ragazzi, come dicevo, stiamo andando su in Lessine, in montagna, c'è questo eventino, ma andiamo in chilling a dire la verità, vediamo un po' com'è. Solo che non è che sia molto di buon auspicio questo tempo, guarda, dobbiamo andare proprio là in mezzo. Ma vediamo, siamo curiosi. Allora qua il viaggio prosegue ragazzi, abbiamo beccato un bus abbastanza lentino. Là c'è il ponte di Veia, non so se si vede, no, non lo vedo neanch'io. Niente, fa stesso. Dimenticatevi di sto commento. Guardate ragazzi, ci si avvicina pian piano alla festa. Questa via Crucis continua con la carovana.
Ragazzi, siamo arrivati, per adesso c'è il bel soletto, anche se non so, c'è un oscuro presagio dietro di noi che sta arrivando, speriamo di no. Musichetta, birretta in chilling, tra un po' boh, si vola. Comunque è strabello, come tipo basta che ti fai una ventina di minuti di macchina, no dai, un'oretta, e arrivi in posti come questi. Cioè guarda, solo un'ora di macchina e si va qua. Speriamo che mi inizi a piovere tra un po', guarda che roba, che veloci. Guardate le mucche là. Ditemi se vedete Alberto, perché io non ho idea di dove sia. Ho una fanbase, io ormai ho una fanbase. Siamo ma... Questo lo devi mettere, allora Lorenzo questo lo deve mettere, io devo dire che l'ha messo, lo vedrò. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivate la campanella, così ogni volta che c'è un video di merda vi esce la notifica e per rabbia non lo vedete. Sì, si va via stanchi, fame, e andiamo al prossimo evento. Cioè guarda qua, comunque bello bello, ma alcune musiche secondo me fanno cagare. Detto in tutta sincerità, alcune non ci stanno, altre ti integrano e quindi alla certa ti passa anche la voglia. Andiamo a mangiare qualcosina, un boccone a una tavola calda e poi in piazzetta c'è la musichetta come l'altra volta all'edicola. Ragazzi, bigoli al ragù di asino, e adesso noi andiamo ovviamente a insomma delle panzine, delle riviste, delle stampe. No, che sto facendo il... diciamo tutto quello che può essere l'arte, l'editoria cartacea. E c'è anche la musichetta. C'è anche la musichetta. Selezionata da Artis Long, che è un collettivo di giovani ragazzi veronesi. Jay. Ma ieri avevate anche il DJ qua o no? Ieri avevamo il DJ set, abbiamo fatto il DJ set tutta la piazza. Ho visto qualche storia. E stasera niente DJ? Invece no, in realtà prima sono andati via da poco, c'erano i ragazzi che stavano cantando dal vivo. Facevano cantato rap italiano, hanno cantato tre ragazzi, tre emergenti anche loro. Ci sta. Tra cui uno di loro era il suo primissimo live. Sì, era emozionato, lo vedi? Comunque dai, la sua prima volta l'ha fatta ridicola e noi siamo emozionate grandi di ciò, cioè comunque, e questo niente, benvenuti. Benvenuti.